Ed eccoci qua, amiche mie. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Oggi vi faccio vedere come si preparano le piadine. Belle piadine bonazze per questa sera. Quindi ci occorrono 500 g di farina zero, potete usare anche la 00, non ha importanza. 250 ml d'acqua, 80 g di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di sale e un cucchiaio di bicarbonato. Quindi mettiamoci subito all'opera. Questa bilancetta mi serve per dopo perché dobbiamo pesare, ci devono uscire più o meno 5-6 piadine, ok? Quindi allora vado a mettere l'acqua, l'olio, un cucchiaio di bicarbonato. Un cucchiaio di sale. Ecco. Giriamo. Facciamo sciogliere il sale con il bicarbonato e quindi adesso andiamo a mettere la farina. Se la impasto così, poi dopo la lavoriamo con le mani, eh? Queste le potete farcire dopo come volete, eh? Questa ricetta non ve l'ho fatta vedere ancora. Tutta la farina, adesso la vado a mettere sul piano lavoro, eh? Ecco qua, quindi adesso la lavoriamo. Ecco qua, questo è tutto, eh? La lavoriamo un po', adesso la lasciamo riposare 20 minuti, eh? Intanto, preparati la pentola, questa qua, eh? Io ho questa antiaderente per fare le crepe. Ecco qua. A me è caduto pure il telefonino. Così, vedete? Non si appiccica ed è bella. Guardate, questo è l'impasto per fare le piadine. Eccola qua. Fate una bella palla così. Guardate, bella. Non si appiccica. Quindi io la lascio qua, così. Prendo la coppa, la metto così e la lascio 20 minuti. Quindi ci vediamo fra 20 minuti. Eccoci qua, trascorse 20 minuti. Vedete, mettiamo adesso un po' di farina. Facciamo un bel filoncino.
Adesso prendo la bilancia e vado a pesare ogni pallina, dovrebbe pesare sulle 160 grammi, 170 grammi. Centosessanta. Centosettanta. Vediamo questa. Questa è 200. Qua. Questa facciamo un'altra, facciamo più piccola e va bene così. Ok, ora stendiamo, facciamo le palline, formiamo le palline. Cerchiamo di farle belle rotonde. Io ho già acceso per far riscaldare la pentola. Così vedete, eh? La pentola deve essere calda, poi facciamo la prova con l'acqua. Io spruzzo un po' d'acqua sopra e vediamo. Se le gocce si formano a pallina, vuol dire che la pentola è ben calda. Ecco qua. Mi sono uscite 6 palline, quindi ci usciranno 6 piadine. Qua, così. Sì, la pentola è pronta. Io abbasso e iniziamo a fare la prima piadina. Mettiamo un po' di farina. Cerchiamo di farla bella rotonda. Mettiamo un po' di farina perché sennò si attacca. Ecco fatto, no? La pianina. Ora la vado a mettere sul fuoco. Vedete, più o meno così, eh? Assortire così. Andiamo, vi faccio vedere. Ed eccola qua.
solleviamo un poco per vedere. Adesso andiamo a girare. Quando si fa da una parte o dall'altra possiamo anche toglierle. Quindi la togliamo e la vado a mettere sopra, alla, qui sopra, vedete, l'appoggiamo. Ecco qua. Lasciamo così, la vado a coprire. Intanto facciamo le altre. Vedete, è facile, non è difficile fare le piedine. Ecco, adesso la vado a prendere, la metto sulla pentola. Ed eccola qua. Vedete quanto è facile fare le piadine? Non si attaccano, vedete? Non si attaccano perché vuol dire che sta cuocendo bene bene. Adesso andiamo a girare. Dopo. Questo dobbiamo stare attenti perché io una mano tengo il telefono. Ecco. Così. Se no rischiamo che si rompe, vedete? Qua con una mano, però queste sono le mie piadine. Ve le sto facendo vedere così, che se no altrimenti non riesco. Guardate qua, che belle piadine. La mettiamo qua e la copro. Quindi ho già preparato l'altra, eccola qua, la sistemo. Possiamo anche punzecchiarla. Sono dimenticata prima di dirvi punzecchiatele, però non è mai troppo tardi, è vero amiche mie? Intanto che si cuoce facciamo l'altro. Mettete sempre un po' di farina sotto perché sennò questa bisogna girare bene. Così esce bella rotonda. Mettiamo un po' di farina sopra. Sono facili e buonissime. Eccola qua.
faccio vedere da vicino. Lasciamo un altro poco, così si cuoce bene bene. Poi le mettiamo tutte qua, stasera, una bella piadina, amiche mie. Potete mettere il pomodoro, un'insalatina, spalmate un po' di formaggio, prosciutto crudo. La potete fare come volete. Quando la mettete in pentola ve la sistemate pure con le mani così, punzecchiamo. Uscire così, eh? Vedete che non si muove di là? Ecco fatto. Ne è rimasta un'altra. Questa esce un pochino più piccolina, ma non fa niente, la facciamo piccolina. Cerchiamo di farle belle sottili, perché questa, una volta che la mettiamo nella pentola, si ritira la pasta. Quindi l'allarghiamo. Ed ecco fatto, no? Eccola qua, questa è uscita più piccola, ma non fa niente. Guardate che bella. E mie, che dirvi? Vi è piaciuta questa ricetta delle piadine? Quindi fatele, perché sono facilissime, anche per i vostri ragazzi la sera quando non sapete cosa farvi. Fate due piadine, tanto non ci vuole niente, e le potete farcire sia con il pomodoro, la rughietta, un po' di prosciutto cotto o il crudo, come vogliono farli, fatela casu buona. Guardate, guardate che bontà, eh? Queste sono le mie piadine. Buonazze, ne ho fatte 6, stasera una bella piadina, e vanno a ruba queste qua, ok? I miei nipoti saranno contentissimi. Quindi, che dirvi? Una buona serata a tutte. Commentate se volete dirmi qualcosa. Io, sapete che io sono sempre disponibile a rispondervi. Ok? Un bacio con tutto il cuore dalla vostra Francuzza. Ciao. Mi raccomando, condividete e mettete like. Ciao.